Gli Etruschi maestri di scrittura. È stata inaugurata al MAIC di Cortona questa mostra che da più importanti musei del mondo permette di poter visionare da vicino le testimonianze dell'epigrafia etrusca, a cominciare dalla mummia di Zagabria. Come mai prima d'ora è stato fatto? Ci sarà la possibilità dunque di vedere da vicino la diversità dei supporti, le tecniche di scrittura, le scoperte degli ultimi anni di studi in materia, reperti davvero rari e preziosi che permetteranno, si spera, a Cortona di tornare al centro anche dei flussi turistici. Questa è una mostra il cui progetto scientifico parte quasi 2 anni e mezzo fa e quindi abbiamo lavorato a lungo con i partner francesi per creare un progetto internazionale che ha visto 2 tappe, la prima al Museo di Latte e poi la seconda appunto da domani qui a Cortona. Si tratta di un evento eccezionale perché l'ultima mostra sulla scrittura etrusca risaliva a 31 anni fa, quindi abbiamo a livello di catalogo e di esposizione il meglio e il più importante aggiornamento su questo tema che, per quanto studiato, è ancora, diciamo, per certi versi oscuro. In questo credo stia anche il fascino della civiltà etrusca, quindi invito tutti a venirla a vedere perché la mostra si presenta importante sotto il profilo scientifico, gradevole sotto l'offerta, diciamo, estetica dei pezzi, perché ci sono statue, ci sono vasi dipinti e soprattutto c'è l'eccezionale reperto della mummia di Zagabria, che è il primo testo etrusco più lungo al mondo, e poi naturalmente c'è anche la nostra tavola che gareggia con essa perché è il terzo, quindi è anche un certamen, diciamo così, dei testi più importanti che ci sono nel Mediterraneo. Cortona si ritrova al centro di un progetto culturale importante. Noi abbiamo sempre ritenuto la cultura uno dei volani, dei motori di sviluppo del nostro territorio e credo che, come dire, in qualche modo abbiamo avuto ragione. Intorno a questa mostra si è costruito veramente una forte collaborazione, non solo scientifica, che è molto importante, ma anche una collaborazione tra 3 diverse nazioni, l'Italia, la Francia e la Croazia, e credo che questo sia un valore importante anche in questo momento difficoltoso per tutta l'Europa. Ci aspettiamo sicuramente molto pubblico, sia pubblico di livello, ma soprattutto abbiamo cercato di fare in modo che sia il più possibile anche una mostra divulgativa e alla portata di tutti, quindi abbiamo già tantissime prenotazioni da parte delle scuole e dei ragazzi, questo ovviamente ci fa un immenso piacere.